Daniele Valagussa in Banca Mediolanum dal 1999. Io ho iniziato questa attività riprendendo un po' l'attività di mio padre, che lavorava come direttore in un istituto di credito italiano. Mi sono laureato in ingegneria gestionale Politecnico di Milano, ma poi appunto ho iniziato questa attività. All'inizio eravamo ancora una realtà abbastanza piccola, meno conosciuto rispetto ad altri gruppi bancari, quindi insomma un po' di fatica si faceva andare sul mercato. Però da sempre mi è piaciuto l'attività di stare a contatto con le persone, con la gente e la finanza. Quando gestisci il denaro delle persone, comunque, volente o nolente, sei un po' un confessore. La responsabilità c'è sempre. Secondo me alla base ci deve essere un rapporto di fiducia reciproco. Ovviamente oltre a acquisirla, questa fiducia col tempo poi va anche mantenuta. Quindi per mantenerla bisogna comunque essere onesti, trasparenti, competenti e soprattutto nelle fasi di crisi, se non c'è la fiducia, insomma, qualche problema potrebbe nascere. Spesso appunto le persone sono emotive, quindi a volte la paura prende il sopravvento su di loro, a volte l'euforia. Il fatto di confrontarsi con un consulente che li fa ragionare, che li mette davanti a scelte oggettive, comunque logiche, li aiuta poi a smorzare questa euforia, questa paura, prendendo la scelta più idonea, ecco. La mia emotività ormai abbiamo imparato a controllarla. All'inizio sicuramente era molto elevata, poi è un po' come un pilota. Anche quando la macchina perde il controllo, poi se sai gestire la situazione riesci a riprenderla. Quindi con l'esperienza e con la consapevolezza nel lavoro poi si ottiene maggiore tranquillità. Ma sai, si cambia un po' tutti insieme, no? Cambia il mondo, cambiano i clienti, cambiano le esigenze e tu ti adegui a seconda dei bisogni dei tuoi clienti. Il vantaggio, insomma, di lavorare a stretto contatto con la famiglia, che vedi crescere i figli, vedi crescere i patrimoni, vedi situazioni mutevoli, quindi sicuramente con il passaggio a Wealth Advisor, quindi con un portafoglio clienti, diciamo, un po' più evoluto finanziariamente e di entità più rilevanti, il passaggio generazionale è un ruolo chiave, nel senso che gran parte dei miei clienti sono imprenditori, quindi hanno aziende, patrimoni, immobili. E è fisiologico che queste proprietà passino poi agli eredi. E spesso ci interfacciamo appunto con le figure di riferimento, quindi anche dello stesso cliente, il notaio, il commercialista, per agevolare questo passaggio. Quindi la banca supporta molto in questo con tutti gli strumenti del caso. Mediolanum è cresciuta molto. Molto, sta continuando a crescere, investono molto nel consulente finanziario, quindi anche grazie a questo la crescita è costante, investono molto in formazione, basta pensare alla MCU, la Mediolanum Corporate University, che quindi ci forma costantemente, e poi il brand. L'immagine di Mediolanum a livello di sicurezza è tra i più alti del mercato e quindi questo il cliente lo percepisce e poi quando è cliente lo vede proprio con i suoi occhi, lo tocca con mano. La strada davanti è ancora lunga, ci si augura. Cerco spesso di non fare una previsione e di vivere un po' alla volta. Sicuramente mi aspetto che la banca continui nel fornirci il supporto che ha sempre fornito e viceversa con i clienti. La mia ambizione è quella di continuare a dargli il massimo servizio possibile.